In collegamento telefonico con il direttore generale della BCC di Aquara, Antonio Marino, per il consueto appuntamento settimanale con la nostra emittente televisiva. Buongiorno direttore. Buongiorno a voi. Allora, iniziamo subito questa intervista. La BCC di Aquara è definita Banca Verde, ma in cosa si differenzia dalle altre? Quali le peculiarità rispetto a questo comparto? Ma noi non è che facciamo delle cose per differenziarci dalle altre, facciamo qualcosa che sia in sintonia con la nostra filosofia aziendale, e la nostra filosofia aziendale è quella di stare sempre più vicino al mondo agricolo. Noi siamo nati come cassa rurale, quindi non dimentichiamo mai le radici, e quindi vogliamo essere più vicini al mondo agricolo, vogliamo essere sempre più partner delle aziende agricole. E il fatto stesso che ogni giorno il numero delle aziende agricole che scelgono la nostra banca è ogni giorno in aumento vuol dire che lo stiamo facendo, cioè, ecco, se c'è soddisfazione da parte loro vuol dire che qualcosa di buono lo stiamo pure facendo. Ecco, sottolineiamo anche l'importanza dell'accesso al credito attraverso le piccole banche territoriali. Ma sì, le piccole banche sono funzionali alla crescita e allo sviluppo, soprattutto delle zone interne e soprattutto della clientela non tanto forte, diciamo, come potere contrattuale con le banche. Perché con le banche grosse una clientela piccola che non abbia un potere contrattuale forte automaticamente viene deviata. Invece da noi anche uno che viene a chiedere un mutuo o uno scoperto di 5.000 euro per noi è un buon cliente. Noi abbiamo sempre detto che è meglio fare 10 mutui da 10.000 euro non uno da 100.000. Chiaro che le banche piccole possono svolgere un ruolo più meritevole, e tra l'altro i numeri che noi possiamo mettere in campo ci premiano in questo, quindi vuol dire che abbiamo visto giusto, perché ogni anno aumentano i clienti, ogni anno qualche sportello in più ce l'abbiamo, qualche assunzione in più, mentre in giro vediamo che si chiudono sportelli, si licenzia personale, quindi vuol dire che dobbiamo tenercene buone queste piccole banche. Tra i prodotti di punta della BCC di Aquara c'è appunto l'anticipo fatture. Spieghiamo di cosa si tratta ai nostri telespettatori, direttore. Ma l'anticipo fatture lo dice la parola stessa, uno che emette una fattura a carico di un altro che la deve pagare, in più delle volte il pagamento nella totalità dei casi non è mai immediato, per cui passa un lasso di tempo, e però chi l'ha emessa quella fattura probabilmente ha bisogno di monetizzare subito quella somma, ecco perché si rivolge in banca per avere questo. E noi lo facciamo da sempre con grande funzionalità, perché abbiamo un programma che fa questo servizio in maniera egregia, la nostra clientela è contentissima anche delle condizioni, quindi diciamo che è il fiore all'occhiello della nostra banca. Nel mese di novembre è previsto un convegno incentrato proprio sul comparto agricolo, si parla tanto appunto di banca verde. Quali saranno gli argomenti trattati e chi sarà presente a questo convegno, direttore? Ma noi vogliamo fare un convegno che vada poi a sancire questa nostra vicinanza al mondo agricolo, perché vogliamo invitare le aziende agricole. Ma vogliamo invitare soprattutto le aziende in genere del comparto agroalimentare che esportano all'estero. Difatti il tema del convegno sarà vendere all'estero. E più che chiamare qualche testa coronata che venga a parlare, vogliamo che i veri protagonisti siano le imprese stesse, cioè faremo non dei relatori, ma ci saranno delle testimonianze delle varie imprese, chi nella quarta gamma, chi per il lattiero caseario, chi per l'olio di oliva, chi per altro, che porteranno delle testimonianze, delle difficoltà e delle opportunità che ciascuno di loro ha avuto nel vendere all'estero, perché noi dobbiamo attenzionare di più le aziende che vendono all'estero, perché quelle che vendono all'estero fanno un beneficio giustamente a se stesse, ma fanno un beneficio anche alla nostra bilancia dei pagamenti come provincia di Salerno, cioè immettono denaro fresco da fuori. E questo è un vantaggio che noi generalmente non teniamo presente, che l'opinione pubblica non tiene presente, ma tutta l'opinione pubblica secondo me deve essere grata a chi esporta, perché porta denaro nuovo dentro il nostro circuito economico e quindi rende
con un valore aggiunto a tutti. Tra l'altro loro sono anche agevolate, perché all'estero i pagamenti delle fatture sono al 99% dei casi puntuali, cosa che in Italia purtroppo non c'è, e quindi anche questo è un ulteriore vantaggio anche da un punto di vista concettuale. Avete deciso anche la location dove si terrà il convegno? Al 99% questo convegno lo faremo all'azienda Imbrosta qui nel comune di Eboli, vicino a Santa Cecilia, perché proprio perché l'azienda Imbrosta è un'azienda agricola e quindi rende il concetto, ecco, quindi faremo questo, adesso lo stiamo strutturando, però certo, l'obiettivo nostro è questo. Chiaramente faremo delle proposte, non è che andiamo solo a fare questa passerella, diciamo tra virgolette, però faremo delle proposte come banca per agevolare soprattutto le aziende verdi e quelle che esportano. Presenteremo il pacchetto agricoltura e altre cose che stiamo studiando celermente. Bene, benissimo, allora ci risentiremo la settimana prossima magari per avere maggiori dettagli su questo interessante convegno. Sì. Perfetto, grazie direttore, arrivederci alla prossima settimana, sempre con il consueto appuntamento nel nostro telegiornale. Grazie a voi.